Sindaco, questa convention prende il titolo, insomma, Catanzaro andiamo avanti, perché lei vuole continuare diverse opere, vuole terminare diverse opere. Non solo terminare le opere, sarebbe troppo semplice dire solamente questo. Voglio continuare la mia esperienza, vorrei continuare a dare molto alla mia città, credo di poter fare tanto ancora e voglio giocarmi questa carta di avere il consenso per altri 5 anni, perché voglio lasciare un bel ricordo alla mia città. Ci tengo tantissimo, l'ho dimostrato lavorando costantemente per 5 anni, riuscendo a risolvere tanti problemi atavici che si portavano dietro da anni, si riportavano da anni. Siamo riusciti, nessuno mi può contestare, non ho perso un solo finanziamento dei fondi europei e sono stati tanti i progetti a cui abbiamo partecipato e per questo motivo, per ricordarli, ho stampato un opuscolo con le opere che abbiamo consegnato e tante altre le dovremo consegnare da qui a fine anno. Sono tutte opere finanziate, come dicevo, dalla Comunità Europea, non abbiamo intaccato per niente il bilancio comunale e quindi non abbiamo voluto aumentare le tasse dei cittadini, anzi Catanzaro risulta tra la quarta città in Italia con una tassazione più bassa, perché in un momento di crisi come questo devi anche contenere le spese. Abbiamo fatto un'ottima gestione, quello che è stato il mio programma presentato nel 2012 è stato ampiamente superato, perché abbiamo realizzato molto di più di quello che avevamo promesso alla città di Catanzaro, ma soprattutto abbiamo sanato i conti, che per me rappresenta la cosa più importante, perché se non riesci a risanare i conti del bilancio delle partecipate, ed era una cosa assai difficile, non saremmo riusciti sicuramente poi a dare servizi alla collettività. Per le partecipate ci siamo presi anche un plauso del Ministero, perché questa problematica è presente in tutte le città capoluoghi d'Italia e noi siamo stati gli unici ad essere riusciti a chiuderne 5, salvando i dipendenti. Credo che di questo mi ripagherà la cittadinanza, ma soprattutto abbiamo le idee chiare per quello che sarà il futuro di questa città. Lo abbiamo spiegato, lo stiamo spiegando nei confronti. Non ho bisogno né di programma né di consulenti vari, perché l'esperienza è tale che mi sono fatto in questi anni e quindi ho una mia idea sulla città e vorrei portarla avanti e vorrei completare con altri 5 anni, perché mi occorrono per definire i processi di sviluppo che intendo portare avanti per la mia città. Quindi non sono solo i servizi, non sono solo le infrastrutture, ma è anche qualcos'altro. Mi piacerebbe cimentarmi nei prossimi 5 anni a dare un futuro anche ai nostri giovani, perché molto spesso parliamo dei giovani, ma poi poche volte ci attiviamo affinché possano rimanere qui in questa città. Per fare questo però occorre far partire un sistema produttivo che è mancato per tanti anni in questa città. Non possiamo parlare solo di opere pubbliche o di posti all'interno della pubblica amministrazione, ma dobbiamo passare al sistema produttivo, che è una cosa abbastanza complessa, che non basterà solo il sindaco, bisognerà sicuramente condividere questo progetto con le singole associazioni e con una classe dirigente. Io spero che ci sia anche uno scatto d'orgoglio da parte dei cittadini, di una classe dirigente che vuole mettersi in discussione e senza proclami tutti quanti ci si mette a lavorare insieme.